è una conferenza stampa, diciamo, quindi sono due o tre giornalisti, sì, se no parliamo, lui è un giornalista, quindi almeno parliamo pure anche lei. Però gli altri presenti, giustamente, invece l'occasione è sempre buona, anche perché per ricordare il percorso che si sta facendo. Oggi già viene presentato, grazie al contributo di tante associazioni, questo incontro si terrà il 20 novembre e nell'ambito della settimana della riduzione dei rifiuti europea. Però è una delle varie iniziative che sono state fatte nell'ambito di questa settimana. Ieri è stata inaugurata la mostra al Vittorio Emanuele, che durerà fino al 22, mi pare, che sono opere d'arte, diciamo, ricavate appunto da materiale di riciclo, di risulta, e sono veramente opere eccezionali che secondo me vanno valorizzate sempre durante tutto l'anno, anzi acquisite anche al patrimonio pubblico e anche privato, diciamo, perché e dimostrano quanto veramente concretamente la ricchezza anche non soltanto dei rifiuti, la ricchezza osservatoria dei rifiuti, ma anche la capacità creativa dei nostri concittadini. E poi ovviamente questo si inserisce in tutta una fase abbastanza delicata. Qua ci sono rappresentanti del Consiglio di amministrazione della SRR, non vorrei citare, però cito lo stesso la Presidente, il Sindaco di Barcellona, Pozzo di Otto Collica, che anche qui è una grossa scommessa quella dell'SRR, il passaggio dal sistema auto al sistema SRR. Questa fase ci diciamo, sosterrà il commissario straordinario in tutti i sensi, la professoressa Ragusa. È una fase delicata perché dovremo ora individuare dove collocare l'impiantistica, come fare appunto i piani di raccolta differenziata, ridefinire anche insomma, i rapporti di lavoro con il personale delegato precedente. Insomma, è una fase di ricostruzione delicatissima. E non è diciamo, una programmazione chissà a quale scala del centro, 2 o 3 mesi dovremmo avere già chiare insomma, tutte le idee, già aver seminato qualcosa di importante. Quindi queste iniziative servono insomma, a supportare sia dal punto di vista culturale, sensibilizzazione dei cittadini eccetera, ma serve anche a creare insomma, e porre sempre all'attenzione al centro dell'ordine del giorno insomma, della nostra città, del nostro territorio, queste tematiche. E ringrazio probabilmente la dottoressa La Paglia che è presente la commissione ambiente, ma non so come la chiamiamo questa commissione, a vari nomi, ambiente e salute, il consiglio comunale con cui stiamo collaborando, anzi stiamo elaborando questa proposta di deliberazione di rifiuti zero o quasi zero insomma per ora, però la prospettiva è quella e quindi sono contento che siete tutti qua e speriamo insomma di ritrovarci sempre assieme nonostante i vari problemi che ci sono e che chiaramente insomma ereditiamo sappiamo un fardello enorme. Quindi sarà difficile uscirne, però siamo convinti che ce la possiamo fare assieme. Quindi mi fermo qua, passo la maglia. Potevo passare la maglia, sì. Buongiorno a tutti, è un piacere avervi tutti qua. Pochi ma molto importanti, vedo anche persone istituzionalmente impegnate. Diciamo, volevo dare intanto un messaggio importante che poc'anzi anche il sindaco è venuto, se ne è dovuto andare perché è impegnato, che secondo me proprio caratterizza questa campagna raccolti rifiuti zero, cioè non abbiamo colore politico, in queste tematiche siamo tutti uniti e compatti, il Consiglio Comunale e tutti i consiglieri, la quinta commissione di cui sono Presidente, cammina verso questa direzione, abbiamo la forte voglia, il forte desiderio di dare veramente un cambiamento a questa città, un cambiamento perché Messina deve rifiorire, Messina deve respirare, Messina deve risplendere come era anni fa e sicuramente quella che è l'ambiente, quella che appunto la città in tutta la sua realtà deve riprendere le caratteristiche di una volta. Evidentemente in questo percorso la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata ha un ruolo determinante, importantissimo. E quindi, come poc'anzi parlavamo con un'altra giornalista che mi diceva, ma questo cambiamento, un cambiamento che potremmo racchiudere in una logica di pensiero, è una logica in cui non dobbiamo più buttare ma dobbiamo raccogliere, questo è il concetto, perché raccogliere vuol dire dare valore al rifiuto, perché il rifiuto in sé rappresenta una preziosità, è un elemento che essendo riciclato può portare addirittura dei benefici finanziari. E da qui scaturiscono ovviamente tutti i percorsi dove l'istituzione deve fare la sua parte, dove l'università, dove la pubblica istruzione deve fare la sua parte, dove tutti i cittadini sono coinvolti. Deve essere un percorso, una strada di pensiero, una strada di cultura del, ripeto, non butto ma raccolgo. Una strada che deve essere abbracciata a più mani.
Nella nostra commissione infatti già sta, diciamo, è stata scaturita, è stata prodotta, elaborata questa delibera che appunto è rivolta all'adesione della strategia rifiuti zero 2020. Messina vuole essere una di queste città, già abbiamo vari esempi in tutta Italia e Messina vuole essere al passo. In questa delibera sono raccolte tanti tipi di interventi che, come ha detto l'assessore Jalacqua, impegneranno tantissimo il Consiglio e impegnerà tantissimo anche la Giunta Comunale, in quanto deve andare a stabilire tutta una strategia di interventi che passano da quella che è appunto insegnare come fare la raccolta, insegnare, informare dove andare a posizionare il rifiuto. E da lì tutto un sistema che anche le istituzioni devono sposare, che è quello del controllo, che è quello appunto della collaborazione, che è quello di cercare tutti insieme di arrivare a questo obiettivo. Io vi ringrazio e passo la parola al Presidente. Io passerei la parola al commissario straordinario Ettore Ragusa, proprio del lato, perché penso, parlando di gestione, sicuramente ci potrà dare degli input molto interessanti. Ora funziona. Salve, penso che ormai non c'è più bisogno di avermi presenti, che molti di voi mi conoscono o come commissario o come persona fisica. Velocemente mi ha chiamato l'assessore Jalacqua perché noi avevamo una riunione con il nuovo CTA e quindi non ho potuto fare a me di partecipare sia per l'attività sia per il rapporto di amicizia che mi lega con l'assessore Jalacqua. È chiaro che questo intanto, come dire, speriamo che possiamo portare fortuna per questo progetto e che veramente si possa cambiare passo, perché io più che da commissario vorrei fare un intervento da tecnico, perché da 20 anni che sono nel settore e da 20 anni che diciamo piani di rifiuto, piani regionali, mettiamo percentuali, mettiamo, si è cominciato dal primo piano, poi tutto quello che si scrive è bello, però poi diventa difficile attuare. Chi è nel settore ha letto i vari piani, ma non quello ultimo, c'è sempre nel 2000 X la raccolta differenziale è quella, nel 2000 è la signora, lo sa, quindi noi possiamo scrivere belle cose, possiamo dire delle parole, però certo attuare è difficile, non è semplice. Certamente il progetto del Comune di Messina è importante, e non è solo importante il progetto, ma è importante gli uomini che fanno il progetto. Certamente non sono io a dire la passione che ha l'assessore e quelli che sono nella giunta di portare avanti queste tematiche, perché noi speriamo di non scontrarci con delle difficoltà tecniche. È chiaro che in questo io personalmente supporterò il Comune, non tanto come commissario, perché da commissario ho altri compiti, ed è chiaro anche dal punto di vista tecnico, perché penso che un contributo posso anche dare. È chiaro che per quanto riguarda il passaggio, lo volevo andare brevemente all'ESRR, nel redigere il piano ambito, che poi è quello fondamentale, bisogna mettere dentro tutti questi progetti, e poi questi progetti non possono essere solo il Comune di Messina, ma l'ESRR abbraccia una popolazione di 500.000 abitanti, per cui deve essere un progetto che riguarda tutta la popolazione. È chiaro che quando si parla di cose tecniche, un conto è fare la raccolta differenziata, che non so, a Gesso, a un comune a Bardina, un conto è fare la raccolta differenziata nel comune di Messina. Intanto io vi posso sicuramente dire che il nuovo piano d'ambito avrà questo impulso, e intanto perché noi abbiamo anche il compito, io come commissario comunque, di verificare come sarà fatto, e poi sarà inviato alla Regione Sicilia.
Sicilia per l'approvazione. Quindi non è, io non mi dico molto, io dico che avete, hanno il comune di Messina, che poi è quello più grosso, ha tutto l'appoggio mio come commissario straordinario e mio come persona che si è occupata, da 20 anni di rifiuti. Ripeto, speriamo noi di poter realizzare, magari piano piano, di realizzare un progetto che porti Messina, io loro dicono rifiuti zero, io spero comunque che si cominci a camminare e progressivamente si possa arrivare a delle percentuali quantomeno accettabili. Poi è chiaro che tutto quello che noi riusciamo e che il comune riesce a fare diventa un aspetto prioritario. Non credo di poter dire altro. Io intanto ringrazio tutti e, come vi ho detto, do la mia disponibilità, massima disponibilità a dare il mio piccolo supporto dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista del commissario, io l'ho già detto in vari interventi, io mi atterrò scrupolosamente a quello che è stato previsto nella norma. Questo colgo l'occasione per dirlo, perché comunque il passaggio deve essere quasi tutto determinato dalla legge 9, dalle direttive e dall'esplicazione della legge 9. Quindi noi non possiamo nel passaggio inventarci nulla, è tutto scritto. Poi l'assessorato ha dato delle direttive, ma credo che darà delle direttive continue. Quindi io su questo non posso fare altro che mettere in atto, o far mettere in atto per il seguente tutto ciò che è previsto da punto di vista normativo. Vi ringrazio. Sì, il professore di mia biologia. Sì, grazie a tutti. Io volevo dire una cosa di carattere generale, poi volevo approfittare della presenza del sindaco di Barcellona, dove una esperienza di raccolta differenziata tra mille difficoltà e in qualche maniera partita si sta cercando in qualche modo di arrivare. E il sindaco di Barcellona può testimoniare come il sistema legislativo, la legge 9, altre cose di in realtà sia un sistema estremamente vizioso e che cerca di impedire e di rallentare e in qualche maniera di fare in modo che tutti i nostri rifiuti vanno comunque in discarica. Questo è un problema serio, non soltanto della legislazione, non soltanto dell'amministrazione, è un problema perché evidentemente portare rifiuti in discarica soddisfa certi interessi. In alcuni casi, come abbiamo visto nella storia, perlomeno quella pregressa con la discarica di Mazara Sant'Andrea, ci sono dei punti, come dire, alquanto scuri, ma non è questa la questione. Il problema fondamentale dei rifiuti che la SRL e l'ADO e Messina e i singoli comuni devono affrontare è semplicemente questo: rifiuti ne facciamo troppi e ne facciamo troppo velocemente per la nostra capacità di gestirli. Questo è allora, da dove nascono i rifiuti? I rifiuti nascono dal fatto che noi abbiamo un sistema economico che prende materie prime ed energie, le usa per crescere, per produrre ricchezza, per far salire il PIL e alla fine da questo processo lineare saltano poi gli scarti. Che sono? Rifiuti che spesso possono essere riutilizzati, anzi nei rifiuti potrebbe essere interessante recuperare quelle materie interessanti, potrebbe essere necessario recuperare quelle materie prime e seconde che possono rientrare nel ciclo produttivo e possono rallentare il saccheggio delle risorse del pianeta di cui parlava la dottoressa prima. Quindi il fatto che si forzi un ciclo in un sistema lineare è quello che cerca di fare la strategia più di zero, comunque queste strategie che cercano di recuperare materiale, quello per cui spinge l'Europa con la direttiva, la società di riciclaggio e con tutto quello che ora, perché è fondamentale farlo? Perché quali sono le ragioni concettuali per cui noi umani del XXI secolo
abbiamo necessità di fare questo. E la risposta è semplicissima, perché le risorse, le materie prime, l'energia, quelle che entrano in questo ciclo produttivo che producono rifiuti, sono limitate. Sono limitate anche perché siamo oltre 7 miliardi di abitanti sulla Terra e le risorse energetiche, le risorse minerarie, l'acqua e queste cose che possiamo cercare di usare sono difficili, sono difficili di reperimento. Se vedeste i danni che vengono fatti nelle miniere, quanto si scava per... cioè, pensate, ci vogliono roba di parecchie tonnellate di territorio che devono essere scavate per fare un grammo di queste cose, per non parlare di diamanti e di altre cose e di altri materiali che servono. Pensate quanto ci vuole in energia e in lavoro per scavare, prendere la bauxite e farne alluminio, quando invece dovremmo riusare lo stesso alluminio che continuamente usiamo e che potrebbe essere, non dico eterno, ma comunque essere usato per decine di anni. Noi nella gestione di questa cosa siamo folli, questa è la verità. Dobbiamo cercare di portare un po' di razionalità in queste cose e capire che se continuiamo a aggredire il pianeta con il ritmo in cui lo stiamo facendo, già oggi le stime più, come dire, ottimistiche dicono che noi abbiamo bisogno di un pianeta e mezzo entro il 2020 e nel 2050, nel 2030 probabilmente avremo bisogno di due pianeti e nel 2040, 2050 successivamente avremo bisogno di due pianeti e mezzo, eccetera eccetera, se continuiamo a questi ritmi. Allora questo significa che c'è un problema di stili di vita e un altro problema che nasce da alcune, vedete questo qui, questo dice legge rifiuti zero, noi in Italia li chiamiamo rifiuti, che viene in realtà è voce del verbo rifiutare. In tutto il mondo si chiamano, per esempio in inglese si chiamano waste, che non vuol dire rifiuti, cioè noi traduciamo rifiuti, ma waste significa in inglese letteralmente spreco. Di questo siamo, di quanta roba sprechiamo inutilmente per la nostra frenesia consumistica. Questo significa che dobbiamo cambiare stile di vita e vorrei farvi notare che l'assessorato all'ambiente del comune di Messina non si chiama solo assessorato all'ambiente dei cimiteri, l'altro si chiama anche assessorato ai nuovi stili di vita, unico assessorato in Italia, e questo vuol dire che noi possiamo provare a non inculcare ma a far muovere i messinesi verso diversi stili di vita, se lo facciamo con opportune politiche che servano a educare, a formare, a convincere, con quello che si chiama il metodo IES, no? Il metodo di informazione, educazione e, ahimè, quando è necessario, sanzione. E incentivazione? Com'è? E l'incentivazione, aspetta, perché questo è il metodo, l'incentivazione passa da questo, no? L'incentivazione sta nella informazione e nell'educazione. E l'amministrazione, il compito principale di un'amministrazione, cosa con cui a Messina ce lo siamo dimenticati negli ultimi anni, è che l'amministrazione, la buona amministrazione, serve a educare e a stimolare i principi dei comportamenti virtuosi dei cittadini. Cioè, se le macchine sono parcheggiate male per la strada, in doppia fila, in fila, è colpa dei cittadini e anche dell'amministrazione. E più si lasciano macchine in doppia fila, più se ne trovano, più è difficile convincere i cittadini che è una cosa da non fare, perché certo lo fanno tutti. Giusto? Allora il problema è questo, non perché lo fanno tutti e tutti buttano la spazzatura in mezzo alla strada o fuori del cassonetto, buttano l'indifferenziato nel cassonetto della plastica, lo devono fare tutti, bisogna educare i cittadini con l'opportuna sapienza amministrativa da parte dei dirigenti, e questo è secondo me il principale compito di qualunque amministrazione, riuscire a collaborare con i cittadini perché li si convince che certe cose da fare sono tese al bene comune. Speriamo che la giunta Goretti ci riesca. Su questi incentivi risponde l'assessore. Gli incentivi, si sa che il Consiglio Comunale ha fatto questa, abbiamo varato questo regolamento per la TARES, che era, diciamo, un obbligo di legge non da ora ma da tempo. Il decreto Ronchi del 97, che è già
ormai imponeva, sembra che parliamo la legge ora la sì, le esatto. Preso sì, però dico parliamo di qualcosa che sia sembra... uno di a due esatto, pare a differenziare esatto, abbiamo tutto, e a Messina non avevamo sistemi di rifiuti, e a Messina non avevamo niente, questo è il fatto. Quindi ora il salto di qualità è questo, riuscire finalmente ad applicare la normativa, però applicarla bene, quindi con gli incentivi che erano previsti. È chiaro che questa non è adeguata, non è attrezzata a far fronte ora a questi nuovi impegni, che come ho detto, c'era la TIA 1, la TIA 2, e ora dopo che... Sì, e già sono saltati e variati. E nel frattempo che è arrivata la TARES, sì, e finalmente siamo andati a Tales, già siamo usciti altre sigle, c'è cioè l'altra dice per l'insieme di due tasse, la TARI e la TAS. No, ma io c'è stata un'altra evoluzione. Ma non sappiamo che nome avrà, lo dirà il tu sì, prima di uscire no, ci sono un'altra evoluzione. Ho cambiato io, tassa unica comunale, invece di imposta municipale unica. No, a parte la TUC ne ho sentito un'altra. Ne ho sentito un'altra perché la TARI, che adesso questa sui rifiuti, era un passo indietro perché ritornava sempre ai metri quadrati, quindi pagare secondo i metri quadrati di estensione della propria abitazione. Però poi c'era l'evoluzione che era la TARIF, che era la tariffa di rifiuti o la tassa di rifiuti puntuale, quindi praticamente c'è una confusione in mano. In ogni caso gli entrati si devono già adattare o adeguare insomma le nuove normative. Questi incentivi prevedono proprio, nonostante noi appunto abbiamo varie difficoltà, incentivare sia le agenzie domestiche che le non domestiche. Quelle domestiche possono arrivare anche al 55% di risparmi della parte variabile della tariffa. Perché c'è un 30% e qui appunto simbolicamente è stata portata dall'ato ex ASO, come si chiamano chiamate, la compostiera, che è una fissa dell'olio in passato, che stiamo rincentivando. Avendo la risparmi il 30% della parte variabile. E poi il ciclo insomma della parte secca, quindi plastica, vetro, alluminio eccetera, carta e cartone, si può arrivare fino ad un risparmio del 25%, conferendo però nelle isole ecologiche. L'ottimo sarebbe il porta a porta, che attualmente non sarà attrezzato. Ieri sono stato a Palermo e abbiamo avuto delle ottime notizie per il progetto da farci finanziare della raccolta porta a porta, per cui diciamo quello sarà il massimo. Attualmente ci appoggiamo su isole ecologiche anche a Messina, ci sono, però sono state sempre sottoutilizzate, andranno ovviamente riadeguate, però questo, e quindi alle isole ecologiche si possono rivolgere anche le utenze non domestiche, commercianti, cioè fino a un certo livello quantitativo, e per loro ci sarà il porta a porta commerciale, perché questo è un salto di qualità, cioè finalmente si sta attrezzando per raccogliere i rifiuti di imballaggio dai negozianti. Stiamo distribuendo delle lettere a tutti i commercianti, loro diranno l'ora, il materiale che vogliono mettere insomma sulla raccolta, e anche lì c'è già uno sconto del 15% solo aderendo a messo. Per loro è un costo che si vedrà, anche ammesso che a loro costi più andare a riferimento del rifiuto, comunque hanno una detrazione. Il problema sono le famiglie, le utenze domestiche sono soltanto massacrate. No, non so se questo, ma se arriva al 55% della riduzione delle utenze domestiche. Ho detto io, anzi più dei commercianti, i commercianti arrivano al 40% e noi al 55%. Ma perché hanno comunque una detrazione totale del quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Per loro, per natura fiscale, cioè noi guadagneremo sì, noi guadagneremo, avremo una riduzione di costo solo quando sarà a regime tutto il sistema, cioè noi avremo la possibilità a Messina di avere degli impianti di trattamento, avremo la possibilità di fare la raccolta porta a porta, e a quel punto sarà un recupero puntuale. Vabbè, vediamo qua, poi ci sono altre domande, non lo sai, non lo so. Che rappresenta legalmente Stefano Milani, che è stata attenta al territorio presente. Sì, meglio l'altro. In passato la legalmente faceva una presenza giudiziaria, ha impedito la realizzazione di quattro inceneritori che dovevano partire fortemente voluti dal governo statale. Per fortuna questa battaglia è stata vinta però poi ci siamo tornati, se no con un progetto di compostaggio fatto molti anni fa, che per i costi e per le cose non è vero, praticamente noi non lo facciamo. Oggi cambiamo tutti le cose come stanno, ed è di notevole importanza che tutto
tutte le forze operanti dei vari settori di competenza si riuniscono per risolvere in modo migliore il problema dei rifiuti. La Legambiente ha stilato un decalogo che poi approfondiremo nel convegno che si darà al Savio il 20 alle ore 16, a cui siete invitati, e le 10 azioni per ridurre i rifiuti sarebbero queste. Le dico solamente per conoscenza, poi punto per punto le approfondiremo nel convegno. Diffondere prima la raccolta domiciliare e poi la tariffazione puntuale. Fermare la diffusione dei sacchetti non compostabili. Diffondere la pratica al compostaggio domestico. Promuovere il consumo di acqua di rubinetto. Fare acquisti verdi. Promuovere gli ecoacquisti per i cittadini. Trasformare le sagre in ecofeste. Definire accordi con catene di distribuzione e commercianti per promuovere la legge del buon samaritano. Promuovere il riuso e infine promozione della riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata presso i grandi produttori. Se tutte queste cose venissero rispettate, potremmo rientrare molto bene nel programma delle tre F, che da sempre è stato un motto della nostra associazione: ridurre, raccolta differenziata e riciclo. Questo è il programma in breve che la Legambiente offre. Lo approfondiremo con le forze competenti durante il convegno. Grazie. Grazie. E adesso una voce dalle amministrazioni comunali. Il sindaco Fondica di Barcellona. Comunque ci vediamo dietro. Grazie intanto per avermi dato la parola. Io posso soltanto brevemente raccontarvi la nostra esperienza da quando appunto ci siamo insediati, perché poco fa è stato detto non bisogna far arrivare i rifiuti in discarica perché ha un costo notevole. Il tuo obiettivo è quello di ridurre il più possibile appunto la percentuale da mandare in discarica, ma il vero dramma in realtà è stato causato dal fatto che fino ad oggi la differenziata, il sistema che era stato predisposto, purtroppo anche dannato, questo lo devo riconoscere, lo devo dire, non rendeva assolutamente conveniente fare la differenziata. Noi pagavamo, quando siamo arrivati, 5 volte in più la plastica rispetto a quanto ci sarebbe costata mandarla in discarica, 3 volte in più il vetro e così via, perché proprio l'organizzazione della differenziata non funzionava assolutamente, quindi non era neanche immaginabile ed era falso dire ai cittadini fate la differenziata perché vi faremo risparmiare. Vero dramma. Finalmente siamo riusciti in quest'anno a cambiare queste cose, a portare a costo zero finalmente i costi, e quindi ci costa sostanzialmente quanto fare l'indifferenziato. Ma l'obiettivo è che si deve guadagnare da rifiuti, così come è stato detto, è un percorso ancora tutto da portare avanti, quindi è falso parlare già di slogan immediatamente ai cittadini, devono essere consapevoli che la situazione oggi è questa e che il percorso è difficile, va fatto, finalmente ci sono le persone giuste che possono prendere decisioni. Ho accettato l'incarico di Presidente dell'SRR solo per poter dire sono responsabile e posso effettivamente capire qual è la situazione dell'impiantistica sul territorio, perché da quello dipende effettivamente la possibilità di ridurre i costi, soprattutto dall'impiantistica legata al compostaggio. Quella è al primo posto, perché la vera riduzione dei costi si ottiene attraverso quella tipologia di impianti. Purtroppo plastica, vetro, carta. C'è solo Gran Michele. Appunto, ma e con costi, non solo, costi, non ci sarebbe lo spazio neppure per accogliere il materiale nostro. Ma puzza. Perfetto. Una puzza rispetto alla plastica. Ma se fosse fatto bene non puzzerebbe, questo è l'obiettivo. Ha un costo sicuramente realizzare questi impianti, che devono essere anche convenienti proprio sul piano finanziario. L'obiettivo è quello. Per completare questo percorso occorre avere gli impianti vicini e proprio per questo, a questo mireremo, e finalmente si potrà effettuare
perpetuare quello che si è detto, far pagare meno i cittadini che effettivamente fanno la differenziata. Obiettivo quale sarà? Rifiuti per arrivare a una percentuale bassa occorre la differenziata per il 100%. Noi a Barcellona abbiamo iniziato col 10%, che era l'unico consentito dal contratto che ci siamo ritrovati, ha funzionato benissimo nella zona in cui è stato realizzato. Sappiamo che realizzare il porta a porta ha comunque un costo su tutta la città, quindi l'ideale sarà un sistema misto in cui in alcune zone sarà effettivamente realizzato il porta a porta e in altre un sistema mobile di raccolta che spingerà i cittadini con una sorta carretta, il sistema per intenderci sarebbe quello che ci faciliterà questo compito. Occorre ovviamente la collaborazione dei cittadini e occorre il controllo, perché per fare funzionare il sistema occorrerà anche il controllo e sanzionare chi non rispetta queste pratiche. Mettendo insieme tutti questi ingredienti il risultato si potrà raggiungere. Noi ce la stiamo scommettendo anche in questo e appunto proveremo in tutti i modi a realizzare, a centrare il risultato. Grazie. Una battuta all'architetto Carulli, perché l'ecosostenibilità non è disgiunta da questi problemi. Mi inserisco a gamba tesa. Grazie. Sì, rappresento l'Istituto Nazionale di Architettura e quindi partner del Comitato CAM, collega ambiente con l'ARPA e con i colleghi, e sinceramente anche questa argomentazione per quanto riguarda i rifiuti, chiaramente rispetto alla nostra interfaccia con l'interfaccia nazionale, ci ha posto sempre nell'ambito sia dell'abitare e del fattore rifiuto legato non solo alle abitudini domestiche ma anche all'edilizia, molto importante, proprio perché abbiamo sempre promosso sia sui materiali, anche per quanto riguarda la formazione dei tecnici, quindi che poi chiaramente hanno una valenza sociale, della biocompatibilità dei materiali e l'ecosostenibilità dei sistemi, diciamo, degli impianti, ma soprattutto anche delle abitudini domestiche, proprio anche del tecnico che va poi a dare il prodotto finale all'utente. Quindi vi faccio un esempio come il doppio impianto idrico, cioè proprio per non sprecare l'acqua potabile, quindi risparmio e usare praticamente l'acqua potabile solo per usi indicati, ma non so, per i bagni o innaffiare o fare altri usi all'interno, diciamo, dell'impianto idrico, usare questo doppio impianto che è una cosa tranquilla con basta praticamente mettere una valvola di non ritorno, quindi tecnicamente molto semplice, che si può applicare in tutte le nostre case. Ma l'Istituto ha sempre promosso soprattutto il riuso e il riciclo dei materiali che si usano, quindi possiamo usare noi tecnici nella progettazione e poi nella messa in opera in cantiere, che è quella della nascita e della morte del materiale usato, proprio per il riciclo totale, cioè rigenerazione del materiale. Quindi il nostro contributo chiaramente con l'interfaccia nazionale, come dicevamo prima, dove altre province dove le altre sezioni di bioarchitettura operano già con questo sistema di rifiuti, di raccolta di rifiuti, ma soprattutto di riciclo totale. Quindi io, rappresentando sul territorio, sulla provincia di Messina per tanti anni, l'Istituto sempre, abbiamo sempre praticamente promosso questo tipo di attività, chiaramente che adesso, dico con qualche ritardo, cercheremo praticamente di appoggiare a pieno titolo. Grazie. Grazie a tutti. L'obiettivo rimane quello appunto di invertire le percentuali di rifiuti che arrivano in discarica. Attualmente, appunto, come diceva il sindaco poc'anzi, siamo al 93% arriva in discarica, il 7% di una raccolta differenziata. Invertire questo percentuale sarebbe effettivamente un obiettivo raggiunto. Con questo si dà l'appuntamento a tutti, aprendo le porte ai cittadini, a giorno 20 novembre 2013.
pomeriggio alle ore 16 nella sala multimediale di San Domenico Savio, e spero veramente che, speriamo tutti insieme, di poter approfondire tutti gli argomenti partendo da una conoscenza per arrivare ad una consapevolezza.